Benvenuti a bordo, viaggiatori. Sono Grizzly e ascoltiamo un po' di musica. Questo suono allucinante, questa cacofonia di frequenze che sentite, si chiama handshaking, letteralmente stretta di mano, ed è il suono a cui eravamo abituati tutti noi quando ci collegavamo ad internet o alle BBS utilizzando il modem. Questo è il suono del nostro modem che cerca di sincronizzarsi con il modem che c'è dall'altra parte attraverso la linea telefonica prima di stabilire una connessione tra le due parti che permetteva di trasmettere dei dati. È in fondo la base della telematica, quando tutto si faceva utilizzando la linea telefonica e occupando la linea telefonica. Oggi parliamo proprio di questo, perché adesso metto una musica un pochino più gradevole, ossia Tobu con Infectious, perché questo è Diario di Viaggio on the road, operazione Nostalgia! Connessioni ad internet che vanno a velocità pazzesche. Io in caso ho una connessione a 100 megabit, però ci sono posti qui in Italia dove in questo momento, attraverso fibra ottica in casa, si stanno sperimentando connessioni addirittura ad 1 gigabit. Ovviamente non è stato sempre così, perché tutto è cominciato utilizzando la linea telefonica, utilizzando il modem, un apparecchio modulatore-demodulatore, ossia tradotto molto in termini spiccioli, un telefono che utilizzava il computer al posto della cornetta e permetteva al computer di colloquiare con un altro computer da un'altra parte, per collegarsi ad internet, ma non solo ad internet, soprattutto alle BBS, perché parliamo di un periodo, 20 anni fa o poco più di 20 anni fa, quando ancora internet era soprattutto appannaggio delle università e dei grandi centri di calcolo o di ricerca, e la telematica in Italia, così come un po' nel resto del mondo, soprattutto si era diffusa in maniera più amatoriale, attraverso una grossa rete di BBS. La BBS è un computer messo a disposizione da una persona con uno speciale programma che permetteva ad un utente di collegarsi a questo computer da lontano, di interagire con questo computer trovando a disposizione una serie di file, generalmente dei piccoli programmi, delle piccole utilità da potersi utilizzare tutti i giorni, non so, programmini di videoscrittura, programmi per collegarsi ad altre BBS, elenchi di BBS, programmi di compressione all'epoca andavano tantissimo, oppure la possibilità di scambiare dei messaggi con altri utenti della BBS, o in una particolare situazione, quando le BBS erano collegate fra di loro in rete, scambiare messaggi con altri utenti di altre BBS. Tutto funzionava con la linea telefonica e tutto era basato in un sistema hobbistico, cioè era fatto da persone che lo facevano in maniera del tutto amatoriale, il che significa che la BBS generalmente aveva una sola linea telefonica. Questo vuol dire che quando tu ti collegavi attraverso il modem, occupando la tua linea di casa, occupavi anche la linea telefonica della BBS. Era una telefonata vera e propria con la BBS. Quindi, quando tu eri collegato alla BBS, gli altri utenti restavano in attesa che si liberasse la linea. Lo scambio di messaggi tra una BBS e l'altra per permettere questa connessione in rete funzionava con una telefonata che generalmente avveniva durante la notte. Ci si metteva d'accordo tra i gestori delle varie BBS, tra i SISOP, per trovare un orario ogni notte nel quale le due BBS potessero scambiarsi i messaggi. C'era una rete ad albero, ogni BBS aveva il suo orario, io non so, mi collegavo al mio uplink, al mio nodo superiore, magari alle 4:30 del mattino, il mio nodo superiore poi si collegava al suo nodo superiore, magari alle 5 del mattino. Funzionava questa rete, ma funzionava con una lentezza enorme, cioè quando io mandavo un messaggio a qualcuno in una ecomail, in un'area messaggi pubblica, quindi un'area messaggi in rete, non è che io mandavo il messaggio oggi e fra un'ora quella persona mi rispondeva. Quella persona avrebbe letto il messaggio più probabilmente domani, avrebbe risposto, e molto probabilmente gli avrebbero passati 2 o 3 giorni prima che mi arrivasse la sua risposta. Quindi non era una rete che permetteva comunicazioni molto veloci, però c'erano discussioni molto interessanti nelle cosiddette aree ecomail. Era tutto un sistema non solo molto amatoriale, ma anche molto spartano. La stessa interfaccia di connessione alla BBS era un'interfaccia interamente di testo, c'era la possibilità di avere un pochino di colori, e la cosa
simpatica era che comunque, nonostante queste limitazioni, c'erano delle persone che riuscivano a realizzare dei disegni molto molto artistici, la cosiddetta ANSI Art. L'ANSI Art, pensate che era uno scalino più basso della grafica 8-bit, eppure ci sono stati degli artisti, delle crew, che facevano delle grafiche, dei disegni, delle animazioni eccezionali. C'era grandissima diffusione tra le BBS anche di questo, anche di software che ti aiutavano a realizzare della ANSI Art, e questa era la telematica. Il SysOp era quello che si sobbarcava il costo di manutenzione del computer, il costo della linea telefonica, il costo delle varie telefonate che la BBS doveva fare per collegarsi alle altre, mentre gli utenti si sobbarcavano il costo per fare la telefonata alla BBS e scambiarsi dati, informazioni, eccetera. Per evitare costi troppo elevati, allora c'erano dei programmi che tu utilizzavi per collegarti a una BBS, che anziché farti interagire direttamente con la BBS, si limitavano a scaricare in forma compressa solo i messaggi. In programmi come Blue Wave, tu ti scaricavi il pacchetto dei messaggi, quindi la connessione si riduceva letteralmente a pochi secondi, magari a pochi minuti, uno o due minuti, piuttosto che una sessione molto lunga. Scaricavi i messaggi, ti disconnettevi dalla BBS, leggevi i messaggi con calma, rispondevi, interagivi, creavi le nuove cose. Quando avevi finito, avevi il tuo pacchetto di messaggi pronti per essere inviati, o aspettavi la prossima connessione, quindi inviavi i tuoi messaggi e scaricavi quelli nuovi, o ti ricollegavi e facevi questa procedura di invia e ricevi per linea telefonica. Questa procedura si chiamava POLL. Anche la procedura delle BBS che facevano nel corso della notte, collegandosi ai propri nodi superiori, ai propri uplink, ai propri hub, si chiamava sempre POLL. C'era questo sistema, era un sistema molto amatoriale, molto, potremmo dire, rustico, eppure funzionava. Funzionava in maniera discreta. Una delle più grandi reti di BBS del mondo, Fidonet, la rete Fidonet, in Italia, nel suo apice, è arrivata a contare oltre 300 BBS sparse per tutto il territorio italiano. C'erano BBS anche qui a Siracusa, c'erano BBS un po' in ogni città, e non solo nelle città, ma anche nei paesini d'Italia. È stata un'esperienza molto interessante per tantissimi, è stata comunque un'esperienza che ha formato moltissimi SysOp, che ha creato moltissime comunità, e c'erano delle storie che riguardavano i SysOp, c'erano delle cose molto simpatiche che riguardavano anche il rapporto che si creava tra la BBS e gli utenti della BBS, le comunità che si sono create. In parte questo è arrivato ai giorni nostri con i forum che ci sono su internet e con i gruppi di discussione che ci sono in newsgroup, no? Però un po' si è persa quella che in fondo è stata la telematica pionieristica che c'è stata nel mondo, soprattutto la telematica pionieristica che c'è stata in Italia, perché diciamolo, noi SysOp, perché sono stato un SysOp anch'io, ho avuto una BBS anch'io, siamo stati i pionieri della telematica in Italia, prima dell'avvento di internet e soprattutto adesso della possibilità di connettersi, di rimanere connessi alla rete senza più la necessità di occupare la linea telefonica. Molto le cose sono cambiate, eppure un po' io sento la mancanza ogni tanto di questa che è stata una telematica molto più a livello terra-terra, molto meno di concetto del cloud, di concetto delle cose che sono tutte quante sul web. Le cose si sono sviluppate anche su questa base, ma naturalmente il mondo si evolve, sta poi al tempo capire se queste evoluzioni siano state positive o negative. Sicuramente, in realtà, io penso che molte di queste evoluzioni della telematica siano state positive, però ciò non toglie che provo comunque un pochino di nostalgia per quello che è stato la telematica del passato. E quindi vi chiedo, voi avete avuto esperienza di uso del modem telefonico? Vi siete connessi ad internet con un modem? Oppure vi siete mai connessi a una BBS? Sapevate cos'era una BBS? Siete stati utenti di Fidonet, di una BBS? Non lo so, parliamone nei commenti. Io sono Grizzly, vi ringrazio per essere arrivati in fondo a questo vlog, vi ricordo di fare pollice in alto, condividere, iscrivervi al mio canale YouTube e seguirmi su Telegram. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!